tratteremo dei due personaggi che caratterizzano questo episodio, Odisseo e Nausicaa. Allora, quali sono le caratteristiche di Odisseo che emergono in questo episodio? Allora, la prima caratteristica che emerge è la metis, che noi l'abbiamo riassunta con la parola furbizia, ma in realtà è la capacità che ha Odisseo, nel momento in cui si verifica un problema, di giungere alla soluzione migliore, facendo riferimento al proprio bagaglio di esperienze personali. In questo caso, qual è il ragionamento che lo porta a scegliere la decisione, a prendere la scelta migliore? Nel momento in cui si presenta alle donne, in particolare Nausicaa, nudo, si chiede: è meglio avvicinarsi e quindi prostrarsi da supplice a Nausicaa, chiedendole appunto, diciamo, ospitalità, oppure parlarle da lontano, utilizzando secondo lui parole di miele, con questa metafora, quindi parole dolci. Chiaramente la scelta migliore sarà quella di parlare da lontano, proprio perché, come dice il narratore, si presentò orrido di salsedine, comunque il suo aspetto era non positivo, quindi ha preferito parlare la seconda scelta, quindi parlare da lontano utilizzando parole di miele. La seconda caratteristica di Odisseo è quella di possedere una grande abilità oratoria, cioè è molto bravo a parlare. In particolare lo comincia facendo una captatio benevolentiae, cioè facendo un elogio a Nausicaa così da ottenere la sua benevolenza, il suo benestare. In particolare cos'è che le dice? Prende, le chiede, ma sei una dea o sei una mortale? Perché lui dice, sembri, da quanto tu sei bella, sembri, ti sto scambiando per una dea, in particolare per la dea Artemide, Diana, la dea della caccia. Però nel caso tu fossi appunto una mortale, dice: beato tuo padre, beata tua madre che ti hanno generato, beati 3 volte i tuoi fratelli e soprattutto beato sarà tuo marito che in futuro ti sposerà, proprio perché sposerà una persona così bella. Anche in questo caso c'è un riferimento anche alla società antica greca in cui dice: beato tuo marito, beato colui che soverchiando con doni ti porterà a casa sua, quindi colui che facendoti dei doni, facendo i doni al padre, a tuo padre, ti porterà a casa tua. Quindi c'era il passaggio, dopo aver fatto dei doni, dalla casa paterna alla casa del marito. Quindi ecco, abbiamo detto questo, quindi c'è una grande abilità oratoria di Odisseo. Quindi la metis, l'abilità oratoria, e alla fine la pervicacia, l'ostinazione. La capacità che abbiamo già visto in Odisseo di sopportare i dolori, e lo dice più volte: m'era destino aver tristi pene, e qui m'ha gettato ora un Dio, certo, perché soffro ancora dolori. Non credo che finiranno, ma molti ancora vorranno darmene i numi. Quindi lui è consapevole di dover sopportare altri dolori e è pronto a farlo. Invece l'altro personaggio è Nausicaa. Ah, quali sono le caratteristiche di Nausicaa? Vediamo caratteristiche sia fisiche, psicologiche che anche sociali. Allora, è una bellezza fiorente, tanto che nel momento in cui Odisseo parla, utilizza due appellativi riferenti al mondo floreale, un bocciolo, appunto, che sta fiorendo, ok, perché è una bellezza giovane, e poi dice che è un fusto nuovo di palma. Fa riferimento Odisseo alla sua esperienza di quando andò a Delo, città sacra, a, diciamo, isola sacra ad Apollo, vide questo fusto nuovo di palma che veniva fuori dalla terra, tanto che aveva molta riverenza nei confronti di questo fusto di palma, da quanto era forte in tutta la sua giovinezza a uscire fuori. E la stessa riverenza c'ha Odisseo nei confronti di Nausicaa nel guardare questa bellezza che sta fiorendo. Poi è coraggiosa, perché è l'unica a non fuggire nel momento in cui arriva il forestiero, mentre le altre ancelle fuggono. È autorevole, perché richiama all'ordine le ancelle fuggite. È benevola, perché accetta le richieste di Odisseo e quindi lo ospita, e in più è un'aristocratica. Aristocratica, quindi appartiene a una famiglia, cioè è la figlia del re, quindi dal punto di vista, diciamo, sociale è aristocratica. Allora, abbiamo parlato che i personaggi possono essere un modello esemplare da imitare oppure da evitare. Nausicaa chiaramente è un modello esemplare da imitare per 2 ragioni. Il primo, per la xenia, lei rispetta la xenia, che è l'ospitalità sacra, accoglie il forestiero, quindi la xenia viene rispettata da Nausicaa. E in secondo luogo è un modello esemplare in quanto figlia,
sa qual è il suo ruolo di figlia, soprattutto nel fatto di prendere marito. Lei, nel momento in cui fa allontanare Odisseo dicendogli di entrare dopo di lei, fa capire che lei sa quale sia il suo ruolo. Lei non può scegliere il marito deve essere scelto dal padre, quindi c'è proprio il rispetto del ruolo che deve ricoprire in quanto figlia.